Buonasera e bentornati in un nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, vi faccio vedere i libri che intendo scambiare su Bookmooch. Se non sapete che cos'è Bookmooch, vi lascio in alto il video dove ho fatto il tag su Bookmooch che spiego brevemente come funziona. Per qualsiasi cosa vi lascio le mail, contattatemi e ne parliamo insieme. Insomma, vi aiuto, come sempre, commentate, insomma, fate quello che volete, lo sapete. Allora, dunque, oggi è martedì sera, non so se riesco a caricarlo subito o comunque, domani mattina. Quindi voi per venerdì sera trovate i libri, cominciate a mettere i libri nell'inventario. Non vi do l'orario perché può darsi che lo faccio tipo alle 8 dopo cena o dopo le 9 e mezza quando Sofia dorme. Non ve lo do l'orario. Comunque voi venerdì sera sapete che trovate i libri sull'inventario, insomma, di Bookmooch. Allora, naturalmente vi lascio sotto la pagina dell'inventario e o comunque il profilo pubblico, insomma, che tutti possono vedere, così da lì cliccate inventario e i miei libri, insomma, e li trovate. Allora, iniziamo subito. Dunque, il primo è Morte di un marito, un noir di Carrie Greenwood. Questo è il secondo di una trilogia, anche se qui è scritto il primo, è il secondo. Praticamente è in ottime condizioni, in buone condizioni perché è comprato usato e ha il prezzo del mercatino in cui l'ho comprato, però per essere un usato è tenuto bene, non ho piegato neanche il bordo per leggerlo, quindi sta benissimo. Poi, come nuovo praticamente, l'ultima lettera di Sarah Blake, il romanzo, eccolo qua. Sono un po' rovinatelli qui gli angoli, ma quello a forza d'appoggiarlo poi l'ho comprato in una bancarella, quindi manca di che l'ho fatto io. Ah, e c'è un'orecchia, ecco, c'è un'orecchia perché c'era una frase che mi piaceva, non c'avevo niente per sottolineare, stavo in giro e quindi ci avevo fatto un'orecchia, c'è una piccola orecchia, però comunque ve lo dico in che pagina sta e vedete, insomma, ecco qua. Poi trovate comunque tutte le descrizioni sulla pagina del libro. Poi Glen Duncan 666, io sono il diavolo della Vertigo, anche questi in ottime condizioni perché comunque era nuovo, l'ho pure abbandonata la lettura. Quindi è tenuto bene, un po', ecco, forse un po' decolla qui, ma per il resto non c'è da dire niente. Poi La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg. Anche questa era la collezione che usciva con il Corriere della Sera, il numero 1, primo della serie, ed è tenuto anche questo molto bene, vedete, comunque sia non c'è niente da dire. Stavolta tutti i libri in buono stato. Poi Lo strano caso dell'apprendista libraia di Deborah Mailer della Garzanti, un pochino, vedete, un po' qua perché comunque ci si appoggia e qui ci avrei voluto far fuoco, oppure il libro da leggere sotto la doccia, e c'è anche il prezzo già comprato al supermercato, quindi non gli ho tolto assolutamente niente, è paro paro come l'ho comprato. Poi The Familiars, il primo di una trilogia, anche questo comprato al mercatino, quindi comunque è di seconda mano. E c'è il prezzo dietro del mercatino. Io non li tolgo perché viene via tutta la copertina, mi dispiace. Non è che poi ho la pazienza di mettermi lì con la spugnetta, con le cose, no. Quindi se mi vengono via bene ci provo, ma se mi rimane sotto pezzi della carta lascio stare. Poi di James Patterson, Il ritorno del killer. Questo forse è un po' tipo le orecchiette qui, ma è una edizione talmente molliciosa, morbida, che è inevitabile che ti sarsano un po' le punte. Ecco, vedete, un po' così, no? Sopra e sotto, vedete, ecco. Però pure questa è nuova, della Best Thriller, non c'è da dire niente. Poi di Douglas Adams, Guida Galattica per autostoppisti, dice qui Goya da via questo. Do via perché mi vorrei comprare la pentalogia, quindi questo l'ho letto, ormai non ci faccio niente perché procederò all'acquisto di quell'altro appena un attimo di contanti, saluti. E pure questo ha il bordo completamente buono, e forse un pochino qui come sempre gli angoli, le punte, è della vecchia proprietaria perché questo l'ho preso su Mucce, quindi è di un altro proprietario, forse un po' troppo aperto qui, vedete, ma per il resto è in ottime condizioni. C'è ancora il prezzo del libraccio dove è stato comprato, quindi in buone condizioni. Poi nuovo Isabella Santa Croce Lumina, l'ho letto, ma praticamente non, come se non l'avessi letto, in realtà l'ho letto. E quindi ecco, anche questo è un acquisto di mercatino, di seconda mano, ma tenuto in buonissime condizioni. Poi Jacob il bugiardo di Jurek Becker della Feltrinelli. Anche qui c'è da dire niente, forse un po' usurato per il tempo perché c'ha le pagine lievemente, lievemente ingiallite, vedete qua su proprio, però la scrittura è godibilissima, non c'è neanche sottolineato. E l'unica cosa, forse, ecco, ve l'ho detto, un po' l'edizione è un po' rovinatella qua, la copertina non proprio, ecco, non proprio appena uscito dalla libreria, si vede che è stato letto, che è stato comunque consultato, però fa la sua porca figura, insomma, non è da buttare. E poi infine Nick Corby, scusate, l'anti a contatto, Nick Corby, tutto per una ragazza. Anche questo, questa è un'edizione del Mondolibri o Euroclub, insomma, quelle edizioni un po' così.
E pure questo è praticamente nuovo, è già passato di mano perché l'ho preso su Mooch, infatti c'è il nome del vecchio proprietario. E niente, pure questo è praticamente in tonso. Niente, quindi noi ci vediamo venerdì sera. Se vi interessa qualcuno di questi libri, io ve lo spedisco volentieri. Noi vi ringrazio come sempre, insomma, fatemi sapere. Un bacione e alla prossima!